Ci troviamo nella scuola alberghiera Norberto Bobbio di Carignano per la seconda edizione del Terranomia, questo progetto Interreg che coinvolge alcune scuole italiane e alcune scuole francesi. Questa sera si tratterà di una cena francese preparata dagli chef francesi, coadiuvati dagli chef italiani e chiaramente con il grande aiuto e intervento dei nostri allievi, sia francesi che italiani. Il menù di questa sera è un menù servito per 70 persone. Cominciamo con un aperitivo a buffet. Sono state prese in considerazione le lumache in burrida alla tolonese. La burrida la ritroviamo anche nella cucina italiana. È un consommé, un passato, un fondo, un brodo di pesce bianco. Il tortino di sardine è una sovrapposizione di sardine crude marinate all'olio extravergine d'oliva. La cena vera e propria comincia e sarà servito a tavola una tatène di triglia alla pissaladière, preparazione tipicamente nizzarda con l'uso di abbondante cipolla, olio, acciughe e olive. Questo piatto diventa immediatamente francese per l'utilizzo di una tecnica di cottura e di presentazione che prende spunto dalla famosissima tarte à tatin francese, ovvero questa torta di mele cotta in padella e poi rovesciata. Sotto avranno una classica francese pasta sfoglia. Si continua con il coniglio disossato e farcito con bietole e carciofi violetti alla Santoreggia, servito con la panisse, che è poi la panissa, coniglio disossato molto presente sulla costa francese ed è una carne bianca super utilizzata in Liguria. Le bietole, i carciofi violetti che sono di stagione, quindi sono la scelta stagionale è perfetta. La panissa è ricavata dalla farina di ceci mischiata all'olio e cotta in piccoli stampini, quindi non è la farinata nostra, ma sono bensì dei piccoli tortini ricavati dalla farina di ceci mischiata con l'olio extravergine d'oliva. I francesi non sarebbero francesi senza l'utilizzo dei formaggi. I formaggi non sono serviti da soli, sono serviti con insalata fresca e pinoli. Prima del dolce verrà servito un piccolo sorbetto con la grappa di Gabbana. Si va a terminare la cena con la millefoglie caramellata ai lamponi e una leggerissima panna.